Si è levato Sitra da solo. What? Oh, bene, la prima cosa da fare, amici miei, è fare evolvere Swadloon. E come facciamo con la caramella rara? Eccolo qui, bello, bello. In realtà si sarebbe evoluto al 41, però ho deciso di farlo evolvere più in là per farci il video. Ma no. Allora, sta al 46. Dai. Lo scambio tanto, lo scambio. Va bene, è il primo Pokémon della squadra ad essere a 46, gli altri stanno a 45. E questa è la squadra. Bene, il Quaggo è il primo della lista e... Perché va a scatti, cazzo? Bene, Quaggo è il primo della lista. Andiamo a sfidare la palestra di Luminopoli. Oh, ciao, che succede qui? Che si fa? Salve, futuro campione. Nella palestra di Luminopoli ci sono allenatori esperti di tipo elettro. Non è vero. Perché è una randomizer. Nuzlocke, sì. Random block. Va bene, comunque intendo rispondere correttamente alle domande. Quindi se la sbaglio è perché faccio lo show. Non perché non so la risposta corretta, ovvio. Ecco la domanda, concentrati. Ma è la risposta giusta e mi fai comunque combattere? Ciao Clem, fammi una domanda. Vabbè, però anche voi. Oh, ed eccoci arrivati all'ultima domanda. Erano tre o quattro, non mi ricordo. In teoria sono tre contendenti lì, quindi. Questo è quello che c'ha l'acqua. Attenzione! Ma che ste signorine qua? Oh, signorine, insomma, per essere gentili. Ah, questo è Butterfree. Vivillon. E Mothim. Ok, vabbè, questo era facile. Mando Macistino davanti. Vediamo che combina. Salve, Lem. Ah, sei tu. Lascia che mi presenti di nuovo. Lui è Lem, capo palestra di Luminopoli. Ti rendi conto? È capo palestra di Luminopoli. È fortissimo. Fatti da parte, bimba. Non sono io che lotto, sono i miei Pokémon. Lo so, lo so. Comunque sia, forza, fatemi vedere una bella lotta. Fatti da parte, allora. Giusto, fatti avanti, sfidante. Ah, lui doveva avere... Heliolisk, invece no. Che peccato. Jessica. Ah, Shaymin, bello. Ovviamente è forma cielo, perché mai una forma diversa? Che bello. Ma perché? Ora, la mossa taglio in realtà dovrebbe essere super efficace, visto che ci si taglia l'erba. E i piccoli alberi, lui è tipo erba. Andiamo un po' franca a risolvere la situa. Facciamo una cosa un pochino più svelta. E prendiamo l'attacco meglio. E lo evitiamo proprio. Foro dimensionale, vai. Sciottiamolo. Sì, vabbè, double shot, ma comunque. O bisciottato. Mezzo italiano, mezzo inglese. A Mew! Ma andiamo un po' Aimbell, che ha ombra artigli. E poi è folletto normale, quindi reggo bene la psiche. Facciamo ombra artigli, sì. Fuoco blu, bello! Bellissimo! No, non è bellissimo, tutto ciò è bruttissimo, fermati. Fuoco blu effettivamente è l'unica cosa che può fare male ad un folletto. Gli attacchi di fuoco in generale, comunque. Non mi hai fatto male, faccio di maiale! Va bene. Allora! Dai! A pure! Si aumenta pure la difesa! Ma no. Ok. Diamante in peste dovrebbe essere quella... Dovrebbe averne 5 in teoria, credo. Vediamo in Insidia quanto gli facciamo. Anche se ormai. Buono, direi. Ma lì per forza. Poco blu non ti salverà. Posso bestemmiare? Allora. È possibile? Dai. Un minimo di rispetto per le persone.
Oggi qui non ha ancora bestemmiato nessuno e tu mi costringi a cambiare questa bellissima abitudine. Io non ho parole. Oh, finalmente. Eccolo qua. Grande. Grazie di complimenti, Lem. Mio fratello ha perso. Non c'è niente di male a perdere. Anzi, sono felice di aver imparato qualcosa da uno aspirante così abile. Ecco, voglio celebrare la tua vittoria di oggi con questa, la medaglia voltaggio. La accetto molto volentieri. Oh, che bella. Oh, molto bene. Tutti i Pokémon fino a livello 70 mi obbediranno. E la macchina tecnica è Fulmine, grande. Fulmine è molto molto utile. Molto. Sei morto. Bene, a questo punto, dove ce ne andiamo a far danno? Eccolo là. Eccolo il nostro prossimo obiettivo. Ciao, vorrei parlarti. Potresti venire a Caffè Elisio, lo conosci? Puoi prendere come punto di riferimento il centro Pokémon più vicino alla Torre Prisma. Da lì vedrai un caffè rosso che è il locale a cui mi riferisco. Ok. Prendo il taxi. Eccoci qua, col taxi, perché è più comodo. Da questa parte. Ok, c'è anche Elisio. Parlavo giusto con Elisio della Mega Evoluzione, su cui stai indagando. Ti faccio i miei complimenti. Vorrei essere capace anch'io di usare la Mega Evoluzione. Il nostro Elisio parla così, ma in realtà ha antenati di stirpe reale. Sì, pare che uno dei miei antenati fosse fratello di un re. Ma si parla di 3000 anni fa, e non so quanto ci sia di vero. Io voglio essere tra quelli che danno, ma al mondo ci sono dei prepotenti che cercano di dimostrare la propria forza prendendo ciò che appartiene agli altri. Il re di Kalos volle conquistare il mondo. Allora realizzò un'arma terribile che sprigiona un fuoco devastatore. Guarda ora Kalos com'è bella. Se il numero di Pokémon ed esseri umani non aumenterà, si potranno evitare stupide contese per il predominio. Ma il futuro è ancora tutto da costruire. Ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Guarda internet che schifo è diventato. Grazie per aver ascoltato le mie parole. Mi hai fatto venire qui solo per parlare con Elisio, ma già lo conosco io Elisio. Adaie! Ha percorso 14, non so neanche da che parte è il percorso 5 per uscire. Questo è il percorso 14, ok? Ah, ma non ho curato i Pokémon. Ah, ma io mi ricordo questa strada, molto bene. Ok, Serena vuole sfidarci. E lottiamo allora. Vabbè, ho vinto io, però Tierno non c'è. Dojo Karate, c'è il Dojo Karate? Andiamo alla casa stregata? Ma sì, dai. Vediamo un po'. Allora, se voi andate avanti io intanto cerco qualche Pokémon. Uno, veramente. Allora, dovrebbe chiamarsi Romantopoli la prossima città, ma a quanto pare no, perché... Sentiero Romantopoli, ma non è vero, perché piove, c'è questa musica minacciosa. Però almeno c'è lo scivolo, dai. Ci siamo fatti un bel giretto sullo scivolo. Allora, palude o erba? Io dico erba. Speriamo che sia qualcosa di bello. Incrocio le dita che non riesco a incrociare. Magmar. Proviamoci, dai. I'm dying. Io non seguo la regola che se va KO non lo posso più catturare. Però no. Vabbè dai, posso anche saltarla, tanto Magmar non è che mi interessa. Oh mio Dio. Mettiamo un po' Haunter davanti, vediamo che combina. Allora, uso il repellente perché se no non si esce più. C'è la streghetta! Questa ha una bella storia, la Hex. Si chiama Hex in inglese. Ed è molto memata su internet. Ma non per motivi che credete voi. Ma non è questa quella che è memata, è vabbè, più che altro la classe allenatore è quella, quindi non è che ci si può fare molto. Però ce n'è una in particolare, e se riesco a trovarla, se ci riesco... Ah, dovete sapere inoltre che questo è il primo gioco dove c'è un transessuale. C'è questa ragazza, che sarebbe la bellezza, che dice «Fino a un anno fa era una cintura nera, che cambiamento, eh?» E in Pokémon gli allenatori di classe cintura nera sono solo i maschi. Dunque la casa stregata dovrebbe essere qua su, quindi mi faccio un altro giretto qui. Ah no, è di qua invece. Ah, pensavo fosse sopra. Ricordavo male, colpa mia. Allora, questa la conosciamo tutti, o meglio, chi ha giocato a Pokémon X e Y lo sa. Ciao. Ascoltate. Ok. Oddio, mi viene vomito.
Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa e rientrai per ripararmi. Tutte le luci erano spente. Con il cuore in gola guardai in ogni stanza, ma la casa era deserta, anche perché è tutta aperta. Allora andai in cucina, aprii il frigorifero. La sua debole luce rischiarò la stanza e mi accorsi che c'era un uomo rannicchiato in un angolo. Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso e avevo bisogno di un rifugio per la notte. All'improvviso l'uomo si mise a gridare: «No! Indietro! Via da me!» Sorpreso e spaventato esclamai: «Ho bisogno di aiuto! La prego, mi aiuti!» «Non dicevo a te!» ribatté l'uomo. Lo guardai fisso negli occhi senza sapere cosa dire. Riprese: «Non li vedi? Sono dietro di te! Tutti quegli uomini senza volto!» C'è uno yokai che è senza volto, quindi è riconducibile a quello. Però io, la prima volta che giocai, dissi che era Slenderman. È possibile. Eccola qua. Io direi che possiamo ospitare subito la capo palestra. Non mi pare che ci sia altro di urgente da fare, no? Però la città è carina, ragazzi, dai. Guarda, c'è anche un pozzo qui. Dunque, la palestra. Dove si trova la palestra? Dovrebbe essere dentro questa... quell'albero, sì. È proprio quell'albero, mi pare. Eh sì, palestra di Romantopoli. Bella sta palestra comunque, Cioè esteticamente è bellissima. Poi bisogna vedere com'è il resto. Salve futuro campione, ci sono due cose importantissime che devi sapere sulla palestra di Romantopoli. Ci sono solo tipo follette e puoi usare le pedane per il teletrasporto. Sulla pedana gialla e buona fortuna. Andiamo a caso ovviamente. Oh, signorina! Siamo pronti per cominciare la sfida? Io davanti ho Hunter. Però, con queste alette belle, guarda qua. Guarda che organza e tutto il resto. Andiamo! Oh, un bell'inchino, grazie. Che piacere vederti, allenatore. Con quale grazia e agilità sei arrivato qui da me. Questo è vero. Non mi sono fatto beccare neanche da una, e senza volerlo. Io sono Valerie, esperta di Pokémon di tipo folletto. Allora vogliamo cominciare? Ti avviso, i miei Pokémon sono tanto teneri e carini, ma anche molto forti. Mo ti caccia uno Zygarde. Lei si chiama Valerie sulla patente, si chiama Scarlet invece. Masquerain, non è uno Zygarde per ora. Può arrivare in futuro, non si sa mai, Ne ha tre. Livello 40, cavoli. Hai capito la tipa. Ora si inizia a fare sul serio. Però due medaglie in un video, mica male. Vai, un altro... Attacca Lita, è vero? Allora andiamo di Zuffa, non le faccio nulla. Però almeno posso attaccarla e farmi salire difesa e difesa speciale. Let's go. Che bello. Che bella stabilità. Con la difesa aumentata non mi fai nulla. Vai, Psycho Shock e via. E uno è andato. Se ora mandassi un Pokémon normale, farei un'altra zuffarella e riceverei un altro bel boost. Alakazam. No. Vuoto tetro. Quanto è piccolo. Facciamo vuoto tetro. Riflettipo. Oddio, faccio riflettipo. Mi copiava il tipo. Ah sì, ma allora che io... È tipo veleno ora anche. Ma sei pazzo, amico mio. Sei un pazzoide. Psycho Shock ti manda all'altro mondo. Tra l'altro mondo no, però quasi. Era il Pokémon più forte al livello 44. Oh, Alakazam, non ci si scherza, amici. Non ci si scherza con Alakazam. Hunter 47. Flozel. Allora, a malincuore mando Franca. Per Catuono. Addio, Flozel. È stato bello conoscerti per pochi secondi. Wow. Spero che domani il cielo sia sereno, così almeno mi metterà di buon umore. Io invece è tutta l'estate che sto aspettando che faccia la pioggia e guardo fuori dalla finestra, perché per questo guardo lì. E c'è sole anche oggi.
Basta il sole, non lo sopporto! Stava guardando la medaglia, la sua bellezza l'ha distratta a tal punto che stava per dimenticare di consegnarmela. Io mi immagino lei, che quando arriva uno sfidante sta lì a guardare la medaglia. Così. Oh, svegliate! Si è spento il gioco. Si è levato Sitra da solo, no! Mi tocca rifare tutto. Vabbè, però voi l'avete visto almeno, no?